4 giornate alla fine, 16 contese da effettuare e 16 tempi da giocare. La Serie A1 è un patrimonio per tutta la Calabria sportiva. Il nostro Sette Rosa si gioca la permanenza nel massimo campionato di pallanuoto femminile in queste 4 gare finali. Si inizia da oggi con la sfida alla Rarinantes Bogliasco. La classifica ci impone di giocarci il tutto per tutto, senza ansie e né tantomeno paure. Dopodiché tireremo le somme in attesa dei 2 scontri diretti contro Roma e Firenze. Piscina Olimpionica di Campagnano, 15ª giornata del campionato di Serie 1 femminile, che abbia inizio Città di Cosenza Tubisider, Rarinantes Bogliasco. La fase di riscaldamento in attesa della partita, Cosenza che cerca una vittoria che manca dall'ultima del girone di andata contro Firenze. Da allora un pareggio e 4 sconfitte per il nostro Sette Rosa. Bogliasco invece vuole uscire dall'anonimato di un campionato che la vede galleggiare in quarta posizione a notevole distanza dalle 3 di testa. Si preannuncia una sfida ricca di pathos e che ne siamo certi regalerà grandi emozioni. C'è una ex nella squadra ospite, si tratta di Rossella Rogondino. Parleremo anche di lei pochi secondi e si inizia. Restate con noi a tra poco. Amici sportivi, un cordiale buon pomeriggio dalla piscina olimpionica di Cosenza. Buon pomeriggio che vi arriva da Piero Bria. Sesta giornata di ritorno del campionato di Serie 1 femminile. Si affrontano Città di Cosenza Tubisider e Rarinantes Bogliasco. Le nostre ragazze in calottina bianca, Bogliasco invece in calottina blu. Andiamo con le formazioni, iniziando proprio dalla squadra ospite. Il capitano con la calottina numero 1, il portiere Carola Falconi. Calottina numero 2, Giulia Viacava, 3 Ilaria Rossi, 4 Eugenia Dufour, 5 Francesca Tucco, 6 Giulia Millo, 7 Elena Maggi, 8 una ex di turno Rossella Rogondino, 9 Virginia Boero, 10 Giulia Rambaldi, 11 Agnese Cocchiere, 12 Teresa Frassinetti, 13 Benedetta Casareto, allenatore sul piano vasca il signor Mario Sinatra. Tocca ora al nostro Sette Rosa con calottina numero 1 Divina Nigro, 2 Giusy Citino, 3 Martina Gallo, sentite gli applausi proprio del pubblico, 4 Rita De Mari, 5 Noemi Vitaliti, 6 Blanca Gil, 7 Alessia Marani, 8 Carolina Nicolai, 9 Zoe Arancini, 10 Sara Zaffina, 11 Roberta Motta, 12 Agnese D'Amico, 13 il capitano Angela Manna, allenatore Andrea Posterivo, arbitri di questo incontro Massimo Calabro di Macerata e Antonio Pascucci di Castellammare di Stabia. Un po' di nuvole, non piove, condizioni meteorologiche adeguate ad una grande sfida, ci aspettiamo del resto una grande sfida con la speranza di portare a casa una vittoria che in chiave salvezza significherebbe davvero davvero tanto. Gli applausi del pubblico alle due squadre, pochi secondi e sarà partita tra poco. Tutto pronto per l'inizio della partita, attacchiamo in calottina bianca da destra a sinistra della nostra postazione, in calottina blu le nostre avversarie con le 7 di partenza per quanto riguarda Cosenza. Vediamo Roberta Motta, Noemi Vitaliti, Sara Zaffina, Zoe Arancini che andrà a fare la contesa, la prima contesa del match, Blanca Gil, Divina Nigro e anche Carolina Nicolai. Zoe Arancini prova a vincere la prima contesa, brava Zoe! Primo pallone per Cosenza, le intenzioni dell'Arancini fanno capire quelle che sono le reali intenzioni della nostra squadra, con proprio l'australiana ora che va a gestire questo pallone, lo addomestica e poi gioca un passaggio facile per Sara Zaffina. Bogliasco è quarto in classifica, ma è distante, 10 punti dalla terza piazza occupata da Imperia. Prova l'Arancini, va a baciare la traversa che le dice di no e allora si riparte dalla Falconi, la para rigori di Bogliasco. Questo almeno dicono i numeri, attenzione perché siamo già dalla parte opposta, perde l'attimo propizio la Millo che poi va a concludere ma trova
un baluardo insormontabile in Divina Nigro, 0-0, partita vera sin da subito. Una fasciatura abbastanza vistosa per Roberta Motta. Nel frattempo seguiamo l'evolversi di questa azione d'attacco da parte della città di Cosenza Tubi Sider. Noemi Vitaliti riesce a divincolarsi alla marcatura della sua avversaria, va al passaggio per la Arancini, la Gil non riesce ad addomesticare la sfera in mezzo a due avversarie, vale a dire la Via Cava e la Rambaldi. Cosenza però riconquista il pallone a causa di un fallo in fase di possesso da parte del Boiasco. Bisogna ricominciare da dietro, così è, si parte con Noemi Vitaliti, 6 minuti 47 secondi, è appena iniziata la partita, 0-0 tra Cosenza e Boiasco. La Gil prova a liberarsi, non ce la fa, su di lei ancora la marcatura ferrea da parte della Rambaldi che non la molla un attimo. Guardate al centro cosa succede, ancora la Gil che non riesce ad andare perché la Rambaldi la ferma e viene espulsa, è la prima espulsione di questa partita, la prima superiorità per Cosenza. Vitaliti per Motta. Si sposta Roberto in posizione 2, Noemi va in posizione 1, la Gil per Zoe Arancini, la piroetta di Zoe, poi la Motta per la Vitaliti, non riesce a concludere, dalla parte opposta la Gil, conclusione difficile da parte di Blanca e brava la Falconi a neutralizzare la conclusione, al momento una conclusione, anzi due conclusioni per Cosenza con una traversa colpita da Zoe Arancini, una conclusione invece per Boiasco con la risposta da parte di Divina Nigro. Attaccano con la numero 6, la Millo, le ragazze di Sinatra, c'è l'espulsione nel frattempo di Sara Zaffina, entrambe le numero 10 sono state espulse ed ora la superiorità è per Boiasco, va ad agguantare un pallone che sembrava destinato sul fondo. Attenzione perché Boiasco ora prova a concludere, lo fa, ma c'è una super Divina Nigro sulla conclusione della Dufour, approvata Eugenia Dufour a beffare Divina Nigro che in due tempi le ha detto di no. Noemi Vitaliti, siamo già dalla parte opposta, trasformiamo immediatamente da difensiva in offensiva la nostra azione. Zoe Arancini, vai Zoe! 1-0 Cosenza, stiamo giocando col piglio giusto, abbiamo iniziato alla grande con un ritmo forsennato e le nostre avversarie lo stanno capendo. Cosenza in vantaggio, la rete di Zoe Arancini, la firma di Zoe, un 1-2 con Carolina Nicolai ed il vantaggio per il nostro sette rosa porta la firma di Zoe Arancini, che nell'ultima partita casalinga di Cosenza mancava, mentre ora c'è una conclusione centrale con una facile parata da parte di Divina Nigro. Il pallone per Noemi Vitaliti, 4 minuti 50 secondi alla fine di questo primo quarto, Cosenza in vantaggio 1-0, la Vitaliti uno sguardo lì davanti, lì dove Blanca Gil nuovamente lotta con la sua diretta avversaria, commette fallo la Gil e allora si riparte da possesso palla a Boiasco. Boiasco che nell'ultima partita ha pareggiato 9-9 in casa contro Rapallo, mentre l'ultima trasferta è riuscita ad imporsi di misura a Prato per 8-7, bravissime le nostre ragazze a difendere con la Zaffina che va in interdizione sulla Via Cava e poi in diagonale brava la Vitaliti a recuperare il pallone, Noemi proprio in possesso della sfera, nuota per avanzare e guadagnare metri, serve poi la compagna più vicina a lei che è Sara Zaffina, dialogano le due, 1-0 Cosenza, Vitaliti per Zaffina. Siamo lontani dalla porta difesa dalla Falconi e allora Sara deve ragionare, va in pressing su di lei la Rogondino, ex di turno, poi il pallone che arriva alla Nicolai Morbido, aveva provato a beffare la Falconi e l'aveva anche superata, la sfera però non ha varcato la linea immaginaria di porta, si resta sull'1-0, dicevamo ex di turno, Rossella Rogondino, due scudetti under 15, un bronzo under 17 ai playoff di Serie 2 conquistati per una ragazza che è cresciuta pallanuotisticamente parlando proprio qui a Cosenza ed ora sta disputando degli ottimi campionati proprio con Boiasco. Attenzione al movimento da parte della Frassinetti, su di lei arriva il fallo di Carolina Nicolai per il primo tiro di rigore di questa partita, primo tiro di rigore a favore della squadra ospite. Sul punto di battuta
Eugenia Dufour contro Divina Nigro. Vi ricordo i due arbitri che sono Calabro e Pascucci. La conclusione perfetta di Eugenia Dufour, 1-1 tra Cosenza e Boiasco. Ma non fatevi ingannare da questo punteggio di parità, perché al momento Cosenza sta giocando una grandissima partita, una grande intensità. Stiamo dando al nostro gioco, stiamo cercando immediatamente di capovolgere e trasformare le azioni da difensive in offensive nel giro davvero di pochi secondi. E questo ci ha portato proprio al vantaggio poi della Zoe Arancini, dell'australiana Zoe Arancini. E pochi istanti fa è arrivato invece, a causa di un fallo da parte della Nicolai sulla Frassinetti, il primo tiro di rigore del match a favore di Boiasco, realizzato dalla Dufour. 1-1, ma subito Cosenza davanti. Vitaliti per Zaffina, poi l'Arancini, Zoe buca le mani della Falconi con una conclusione tesa che acquista velocità toccando l'acqua, e nulla può Carola Falconi. Cosenza che ritorna in vantaggio, a dimostrazione di come e di quelle che siano le intenzioni della nostra squadra. Soprattutto la Arancini in questo inizio è devastante. Bogliasco in possesso del pallone con la numero 3, Ilaria Rossi. Viene allargato il gioco sull'auto di sinistra. Attenzione, perché va visto il duello al centro tra Sara Zaffina e la Cocchiere. Se le danno di santa ragione, mentre Giusy Citino va a lottare corpo a corpo con la sua avversaria, che è Elena Maggi. La Maggi mantiene il pallone, poi prova una conclusione che supera Divina Nigro. Probabilmente Divina ha anche sfiorato la sfera, che è andata a sbattere sulla traversa. 2-1 Cosenza. Zoe Arancini, il pressing su di lei della Rogondino. Portano la Rogondino sulla Arancini, che al momento è la più pericolosa delle nostre. Ma giochiamo ora un pallone centrale con Sara Zaffina. Il movimento, guardatelo, di Noemi Vitaliti. Libera Roberta Motta, che vuole provare ad accentrarsi per concludere. Non ce la fa. Alla fine prova un passaggio centrale per Giusy Citino. Va Giusy in mezzo a due a servire un pallone alla Vitaliti. Niente da fare, si chiude bene Boiasco e ha la possibilità quindi di gestire un pallone a 2 minuti e 13 secondi alla fine di questo primo quarto. Cosenza davanti 2-1. Profonda la Falconi, va a trovare la propria compagna, la Maggi, poi centralmente commettiamo fallo con Sara Zaffina. Attenzione, perché Sara è alla seconda espulsione e Boiasco in questa circostanza non ne approfitta. Seconda superiorità per Boiasco, nessuna delle due è stata sfruttata dalla squadra di Sinatra. Noi abbiamo avuto invece una superiorità al momento. In quella circostanza Arancini ha colpito la traversa. Vitaliti per Motta, giochiamo su quest'asse, è l'out di destra del versante d'attacco del nostro Sette Rosa. La Motta va a gestire un pallone non facile sul pressing da parte della Rossi. Poi Agnese D'Amico per Alessia Marani, la butta via Alessia, non vuole causare una fuga da parte delle avversarie. C'è un fallo commesso da Boiasco, e allora si riparte da possesso palla to be seeder. 1 minuto 28 secondi alla fine di questo primo quarto, nessun time out fischiato sino ad ora, a dimostrazione di come si stia giocando a ritmi altissimi. Le due squadre al momento non si stanno assolutamente risparmiando e noi stiamo giocando ad un ritmo davvero davvero alto. Una gran palla a nuoto oggi di Cosenza con la Marani, che si è inventata una conclusione al volo fantastica, è andata a scheggiare l'incrocio dei pali. Cosenza vicinissimo al 3-1, parte opposta, attacca Boiasco e sotto 2-1 la squadra di Sinatra. 1 minuto 5 secondi alla fine di questo primo quarto, la palla nelle mani della Trucco, che riceve nuovamente e va a servire poi la Boero. La Dufour, cambio campo della Dufour con conclusione e parata fantastica da parte della Nigro, che dice di no alla Maggi. Pallone che è uscito, si riprenderà quindi con possesso palla Boiasco. Uno sguardo alle panchine, in piedi Mario Sinatra, al momento nessuna indicazione per le sue ragazze, mentre Andrea Posterivo sta e come dando indicazioni al suo Sette Rosa, perché soprattutto in fase difensiva la squadra Silana
sta dimostrando le migliori cose in questa partita. Guardate il pressing della Vitality, non molla la sua avversaria, riprende il pallone la Rossi, va a scarico, la Citino non molla invece sulla Trucco, che mantiene però il possesso palla, nuovamente si gioca sull'asse Trucco-Rossi, pallone poi centrale, lì dove prova a divincolarsi dalla marcatura la Cocchiere, che va anche a concludere, ma una conclusione timida. Alla fine viene richiesto il primo time out di questo primo quarto, a 17 secondi dalla fine di questo primo quarto. Andrea Posterivo opta per un time out giusto a nostro avviso, perché così ci catapultiamo immediatamente nei pressi della porta avversaria e andiamo a gestire questi ultimi 17 secondi provando a concludere, provando ovviamente a segnare la rete del 3-1. Dicevamo, un primo quarto di Marca Silana. Cosenza sta dominando al momento questa partita e crediamo che Bogliasco non si aspettasse assolutamente una squadra ed un gioco con un tale impeto iniziale da parte delle nostre ragazze, con Zoe Arancini sugli scudi. Zoe Arancini che sta davvero giocando una splendida gara, ma in fase difensiva anche con la Vitality, la Zaffina, anche se Sara Zaffina è stata espulsa due volte, quindi deve stare attenta, di sicuro giocherà meno visto che la prossima diventerà definitiva. Stiamo giocando anche in fase difensiva un'ottima gara. Noemi Vitality, 14 secondi, Agnese D'Amico, dobbiamo cercare Giusi, in questo momento lo facciamo, la Citino! Giusi, Citino, 3-1, perfetti, perfetti, sull'asse D'Amico, Citino, Giusi si è divincolata, ha trovato un pallone che ha scaraventato in rete, un contatto tra la Citino e la Rambaldi, con quest'ultima che ha avuto la peggio e si sta lamentando proprio con le sue compagne per un contatto proprio con la Citino. Brava Giusi, ha trovato il gol del 3-1, abbiamo sfruttato al meglio il time out, le abbiamo fatte aprire portando la Citino nei pressi proprio della porta della Falconi, poi Giusi è indietreggiata, è andata a trovare un pallone anche difficile se vogliamo, perché la Rambaldi ha cercato di tenerla, la Citino però si è divincolata, si è girata e ha scaraventato con tutta la forza possibile il pallone in rete. Cosenza 3, Bogliasco 1. Si riprende a giocare sul 3-1 in favore di Cosenza grazie alle reti 2 Zoe Arancini e 1 per Giusi Citino, quella segnata qualche istante fa. 2 secondi, un secondo, vediamo se provano a concludere, lo fanno, pallone sulla traversa, traversa che dice di no a Bogliasco, si chiude il primo quarto, e che primo quarto, lo abbiamo giocato alla grandissima, 3-1 per noi, pochi secondi e ci sarà l'inizio del secondo quarto. Si ritorna a giocare il secondo quarto, attacchiamo sempre da destra a sinistra della nostra postazione in calottina bianca, in calottina blu le nostre avversarie del Bogliasco. Seconda contesa, la prima vinta da Cosenza con Zoe Arancini, nuovamente lei ad effettuare questa seconda contesa. Forza Zoe, l'australiana sta mostrando di avere la mano calda, 2 delle 3 reti di Cosenza portano la sua firma. Zoe Arancini contro Teresa Frassinetti. Andrà lei ad effettuare la contesa. Per quanto riguarda invece la Rambaldi, che ha subito un colpo prima in un contatto con la Citino, nulla di grave, soltanto una botta al volto. Si gioca con contesa, seconda vinta da Cosenza, 2-2. E direi che già dalla contesa oggi si è capito che Cosenza aveva una mentalità diversa, una voglia diversa. Stanno dimostrando davvero le ragazze di voler portare a casa questa vittoria, ma ancora la strada è lunga. Vitality per D'Amico, ragiona Agnese, gli lasciano un attimo un varco per tentare un passaggio in verticale, ma sbaglia tutto perché la Gil è ben controllata dalla Rambaldi, e allora si parte da possesso palla a Bogliasco. È appena iniziato il secondo quarto, 3-1 Cosenza, una partita tutta da vivere, una partita vera. Lasciamo però le nostre avversarie troppo libere di trovare i 5 metri, c'è un fallo nel frattempo con la Gallo che viene espulsa. Martina Gallo espulsa e c'è la terza superiorità per Bogliasco. La Rambaldi, 2 delle nostre vanno a murarla e allora opta per un passaggio, poi c'è
uno scarico lì dove Bogliasco riesce poi a trovare la Frassinetti con un passaggio in verticale della Maggi, ma niente da fare, timida la conclusione da parte della numero 12 del Bogliasco. Siamo sempre davanti, 3-1, Gallo D'Amico. Guardate il movimento della Vitaliti, che vuole portarsi via la Dufour, dando così la possibilità alla De Mari di avere spazio. Rita Dall'I può far male, evita però la conclusione perché vanno in pressing su di lei. La D'Amico per Zoe Arancini, Zoe per Martina Gallo, c'è un fallo su Martina, viene ravvisato dal direttore di gara, mancano 0 secondi, deve concludere, lo fa Martina, niente da fare, conclusione centrale, 6 minuti, 28 secondi, siamo noi il vostro cronometro, il secondo quarto, 3-1 Cosenza, così si è concluso con questo parziale, il primo quarto, che conclusione, da parte della Maggi, non ha visto partire neppure il pallone, la Nigro, che in questa circostanza ha ringraziato il palo, mai come ora. Capovolgimento di fronte e Cosenza ora che vuole un pallone idoneo per provare a concludere e far male. Contatto, attenzione, tra la Gallo e la Maggi. È partita vera, è partita dura. Zoe Arancini, Martina Gallo, nuovamente Zoe, da posizione centrale, vuole e trova la Vitaliti, nuovamente Arancini, poi Gallo, facciamo girare il pallone e anche le nostre avversarie. Zoe Arancini, nuovamente per Noemi Vitaliti, non se la sente di concludere perché va a murarla, almeno ci prova, poi la Gallo! Da lì prova a far male Martina, niente da fare. Pallone che termina sul fondo, possesso palla Bogliasco, 3-1 Cosenza. Via Cava, out di sinistra dell'attacco della squadra di Mario Sinatra. Attenzione al Bogliasco con un numero di alta scuola da parte di Teresa Frassinetti, brava a divincolarsi in mezzo a due e a trovare la rete del 3-2. Bogliasco che quindi ritorna sul meno 1 ed ora Andrea Posterivo opta per qualche cambio, rientrano in panchina Martina Gallo e Rita De Mari, dentro Carolina Nicolai e Roberta Motta. Il nostro set è formato da Blanca Gil, poi da uno, da posizione 1 a seguire Noemi Vitaliti, Roberta Motta, Agnese D'Amico, Zoe Arancini, Carolina Nicolai, ovviamente in porta Divina Nigro e lì da centroboa funge Blanca Gil, Agnese D'Amico per Zoe Arancini, brava Zoe a trovare la Nicolai, che forza troppo questa palomba, pallone che termina sul fondo, brave però a costruirci questa azione, un po' meno nella fase di conclusione, siamo comunque sopra, 3-2 Cosenza, attenzione però Bogliasco con un fallo in attacco commesso da Giulia Viacava. Non dobbiamo dare la possibilità alle nostre avversarie di ritrovarsi e di ritrovare un risultato che fino a qualche istante fa ci vedeva nettamente davanti, seppur si sa in questo sport come la pallanuoto, mai dare nulla per scontato, fino anche quando siamo di fronte a risultati roboanti. Il bello di questo sport è proprio questo, è uno sport che fino all'ultimo secondo può regalare grandissime emozioni. Carolina Nicolai allontana il pallone, da lì Carolina aveva un secondo, o provava a concludere dando la possibilità al Bogliasco di ripartire immediatamente, invece ha optato per un pallone allontanato e allargato per rallentare così la fase d'attacco delle nostre avversarie che sono già dall'altra parte, si fa sentire il pubblico di casa. La Rambaldi per la Maggi, nuovamente Rambaldi. Da lì ci prova e va a colpire il palo alla sinistra di Divina Nigro. 3 minuti, 56 secondi alla fine di questo secondo quarto. 3-2 Cosenza. Nigro per Vitaliti. Avanza Noemi. Le bracciate per guadagnare qualche metro e servire con uno scarico. Zoe Arancini. Nuovamente Noemi Vitaliti con la Falconi. Che brava a trovare un pallone che si era impennato. È stata bravissima la Falconi, quasi con
con la mano aperta a schiacciare sulla sfera, è riuscita a respingere la conclusione di Noemi Vitaliti. Attenzione alla parte opposta, è in ritardo un po' la Nicolai, per fortuna però la Maggi non riesce a agganciare bene questo pallone. Attenzione al movimento a sfondare da parte della Via Cava, provano a portarci via da una posizione centrale con la Gil, che riesce a conquistare uno splendido pallone in fase difensiva, prova ad involarsi, viene fermata dalla Millo, mantiene il possesso del pallone, aspetta le sue compagne, 20 secondi per Cosenza per provare a concludere. Zoe Arancini vuole un numero sulla Rambaldi che non la molla, ancora Zoe, pallone per Noemi Vitaliti, lì può provare Noemi, vuole invece Zoe Arancini, pallone sbagliato questa volta da Zoe, che l'impressione è che non abbia visto la Rogondino chiudere in fase difensiva sulla Motta, era andata quasi sott'acqua la Rogondino e secondo noi ha beffato la Arancini, che è andata quasi a effettuare un passaggio sicuro in posizione 1, mentre ora la Nigro neutralizza la conclusione della Via Cava. Time out richiesto ed ottenuto da Andrea Posterivo a 2 minuti e 20 secondi dalla fine di questo secondo quarto. Siamo davanti 3-2 nel primo quarto, abbiamo annichilito le nostre avversarie e sinceramente nulla si poteva dire qualora avessimo chiuso con un risultato superiore al 3-1, che poi è stato alla fine del primo quarto, con anche una traversa colpita da Zoe Arancini, ma anche due conclusioni, una della Marani e un'altra della Nicolai, che hanno fatto la barba al palo della porta difesa da Carola Falconi. Falconi, che è intervistata proprio sul sito ufficiale del Bogliasco, ha ricordato le difficoltà proprio di una sfida come quella odierna contro una squadra in lotta per la salvezza come Cosenza, e a domanda la Falconi ha risposto dicendo: non sarà assolutamente facile perché Cosenza ha fame, lo sta dimostrando la squadra di Andrea Posterivo quest'oggi. In settimana ha parlato anche il tecnico della città di Cosenza, così come il presidente onorario Giancarlo Manna, ed entrambi hanno esortato le nostre ragazze a dare il massimo per portare a casa una vittoria fondamentale, anche perché vi ricordo mancano 4 partite alla fine di questo campionato. Meritiamo davvero di guadagnarci una salvezza, speriamo, anticipata, perché le ultime gare saranno 2 gare di fuoco contro Roma e Firenze. Arrivarci con un piccolo vantaggio sarebbe fondamentale. Attenzione alla testata da parte della Maggi all'indietro sulla Gil, che però non fa nessuna scena, si continua a giocare. Ancora la Maggi, il pallone che arriva centralmente, dove la Frassinetti fa la voce grossa, si libera della Motta e batte la Nigro 3-3 tra Cosenza e Bogliasco. Si ritorna sul risultato di parità con la Frassinetti, che è la miglior marcatrice insieme a Zoe Arancini, per entrambe 2 reti, una per parte, poi per Giusy Citino e Eugenia Dufour, quest'ultima che ha segnato sull'unico tiro di rigore fino ad ora concesso in questa partita. Noemi Vitaliti, 1 minuto e 33 secondi. Blanca Gil, attenzione a Blanca Dallì, vuole e trova Alessia Marani, poi Carolina Nicolai, che ha provato a concludere ma è stata murata da Teresa Frassinetti. Al momento Bogliasco sta giocando molto sulla Frassinetti, che è stata brava nelle due circostanze che le hanno portato altrettante reti, ma soprattutto con la Maggi, che sta cercando insieme alla Rambaldi, insomma, di scuotere un po' un gruppo, una squadra che è partita soffrendo e molto Cosenza, e ora invece trova finanche il vantaggio con Francesca Trucco. È un momento sicuramente un po' particolare per il nostro sette rosa, che ha subito 3 reti in questo secondo quarto, un parziale di 3-0 Bogliasco, che la dice lunga su quello che è stato soprattutto la metà di questo secondo quarto, appannaggio delle ragazze di Mario Sinatra. Sguarda le panchine, entrambi i tecnici in silenzio stanno dando uno sguardo alla gara.
in piedi Sinatra, invece in ginocchio Andrea Postarivo, che ora si alza. Perdiamo un pallone in fase d'attacco, dando la possibilità a Bogliasco di ripartire sull'asse Falconi Rossi. La Vitaliti l'aspetta in zona. Attenzione alla conclusione fintata da parte della Frassinetti, che vuole, trova un passaggio per la Rossi, va a concludere. È brava la Nigro a dirle di no. Bogliasco è davanti, 4-3 con Cosenza, che ora deve concludere visto che siamo alla fine, ma la Falconi è brava a neutralizzare la conclusione della Gil. Ci sarà bisogno però di riprendere a giocare, perché dopo un primo quarto giocato da parte nostra in maniera perfetta e ritmi alti, nel secondo abbiamo concesso un po' troppo. Il parziale dice Cosenza 3, Bogliasco 4, pochi secondi e ci sarà l'inizio del terzo quarto tra poco. Tutto pronto per l'inizio del terzo quarto, attacchiamo questa volta da sinistra a destra della nostra postazione in calotina bianca, calotina blu nelle nostre avversarie. Le prime due contese le abbiamo vinte noi con Zoe Arancini, la terza contesa è affidata a Alessia Marani contro Teresa Frassinetti. Tutto pronto, uno sguardo tra i due arbitri, si fanno sentire anche i tifosi qui in tribuna, vedete anche qualche fumogeno acceso da alcuni tifosi, a dimostrazione di come davvero ci tengano qui i tifosi di casa a veder finalmente trionfare le proprie ragazze. Tutto pronto per questo inizio di terzo quarto. Vi ricordo i parziali: 3-1, 0-3, Bogliasco al momento è davanti 4-3 per la prima volta in questa partita. Alessia Marani contro Teresa Frassinetti. La Marani è un fulmine e arriva a conquistare il primo pallone del terzo quarto. Tre contese su tre per Cosenza, e a memoria non ricordo, almeno in casa, in questo campionato, 3 su 3 iniziali a livello di contesa a parte di Cosenza, probabilmente nello scontro diretto contro Roma e contro Firenze, ma davvero oggi abbiamo avuto un approccio perfetto. Nel frattempo allontaniamo il pallone con Agnese D'Amico, aveva 2 secondi Agnese per provare a concludere, non se l'è sentita. Si riparte quindi da possesso palla Bogliasco. Sinatra fino ad ora in piedi ha passeggiato linea, ovviamente nella sua zona, nella zona predisposta il tecnico ospite, mentre Andrea Postarivo sta incitando le sue ragazze, sta cercando in tutti i modi, mentre ora c'è l'espulsione di Agnese D'Amico. Ciò significa che potrà usufruire della quarta superiorità Bogliasco, fino ad ora solo le precedenti tre, solo una sfruttata. La Maggi, la via cava, cambio fronte, sbagliato nettamente, costringono la Millo ad indietreggiare, poi la Maggi nuovamente su di lei, la Vitaliti, e qui sono state brave a trovare la Rambaldi, che in mezzo a due, in mezzo alla Marani e alla Motta, è riuscita ad addomesticare la sfera, a girarsi e a battere Divina Nigro. La rete prima personale per Giulia Rambaldi e anche quella del 5-3 per Bogliasco, prima rete di questo terzo quarto a favore del Bogliasco, mentre Andrea Postarivo fa respirare Blanca Gil e mette dentro Giusy Citino, che carica le sue compagne, soprattutto la Motta, Agnese D'Amico, Zoe Arancini, su di lei la Buero, la D'Amico. Il movimento da parte dell'Arancini, c'è il fallo su Zoe da parte della Maggi, poi l'Arancini a sorpresa va a colpire la traversa. Espulsione della Maggi, dobbiamo sfruttare la seconda espulsione per Elena Maggi. Roberta Motta, Vitaliti, D'Amico, non forziamo, ragazze, con l'Arancini che si è vista sul più bello la manona destra di Carola Falconi, il capitano del Bogliasco, che le ha detto di no.
era andata praticamente a colpo sicuro Zoe Arancini. Bogliasco 5, Cosenza 3, 5 minuti 57 secondi alla fine di questo terzo quarto. Elena Maggi, due espulsioni per lei, alla prossima diventerà definitiva. Da parte invece sponda Cosenza, la Zaffina ha due espulsioni e deve stare attenta. Andrea Posterivo consegna il pallone a Divina Nigro, che va in verticale a trovare Noemi Vitaliti. Si allarga Roberta Motta a posizione 1, Vitaliti 2, 3 D'Amico, riceve proprio la D'Amico che avanza, la Citino marcata da 2, poi la Vitaliti. Iasco, dopo un primo quarto in difficoltà, ha preso le misure e sta giocando un ottimo match, ma è salita in cattedra soprattutto Teresa Frassinetti, che anche in questa circostanza, dopo aver segnato 2 gol nel terzo quarto, ora è andata a murare una conclusione di Noemi Vitaliti, sostituendosi di fatto al proprio portiere, al proprio capitano, ossia Carola Falconi. 5 Bogliasco, 3 Cosenza, 5 minuti, 3 secondi alla fine di questo terzo quarto. Elena Maggi, morbido, riesce a trovare un palomba che beffa la Nigro. E la Maggi segna con il numero 7 Maggi il suo primo gol in questa sfida e la rete del 6-3. È come se ci fossimo guardati allo specchio dopo un primo quarto fantastico, pensando di essere superiori e comunque di poter ottenere forse anche una vittoria facile dopo quello che abbiamo visto nel primo quarto, perché le nostre avversarie sono state annichilite dal nostro sette rosa. Poi però, nel guardarci allo specchio, abbiamo trovato qualche neo, e lo ha trovato soprattutto il nostro avversario, perché è andata a punirci lì dove sono un po' le nostre sofferenze, o le sono state fino ad ora in questo campionato, e del resto non si spiegherebbe altrimenti come comunque siamo ancora lì combattere per la salvezza, ma siamo una squadra che può tranquillamente conquistare l'obiettivo. Sappiamo che dobbiamo giocarcela contro Roma e Firenze, sappiamo che dobbiamo lottare fino all'ultima giornata. All'andata abbiamo dimostrato di essere tra le tre che stanno lì in fondo, le migliori. Sara Zaffina, Zoe Arancini, proviamo a punirle con Roberta Motta, ancora una volta il legno a dire di no, questa volta a Roberta Motta. Bogliasco 6, Cosenza 3, 4 minuti, 20 secondi a gestire il pallone, la Trucco si accentra, aspetta un movimento che arriva in questo momento da parte della Boero. Nessuna sulla Boero, che va a giocare un pallone in posizione 1 per la Millo. Poi la Boero che conclude, la traversa a dirle di no. Si riparte da Roberta Motta per Divina Nigro. Attenzione, seguiamo questa azione con Roberta Motta per Zoe Arancini. Va Zoe, cambia gioco per la Motta, poi la Zaffina. Espulsione da parte della espulsione Bogliasco, se non vado errato il numero 8 Rogondino, infatti di Cosenza Tubisider. Cosenza che può soffrire della quarta superiorità. Time out richiesto e ottenuto da Andrea Posterivo, che vuole catechizzare ora al meglio le sue ragazze per cercare di sfruttare questa superiorità, anche perché diventa fondamentale ora segnare a 3 minuti e 34 secondi alla fine di questo terzo quarto una rete che consentirebbe di andare a meno 2. Cosenza che è sempre in vantaggio da inizio partita fino a metà del secondo quarto. Da quel momento in poi un blackout per la squadra di Andrea Posterivo, un blackout che ha consentito a Bogliasco di prendere il largo, perché è andata a segnare praticamente 5 reti consecutive, parziale dall'inizio del secondo quarto ad ora. Pone Bogliasco con un 5-0 che ci sembra esagerato per quello che comunque abbiamo visto sino ad ora in acqua, soprattutto dopo l'ottimo primo quarto del nostro sette rosa. Roberta Motta, Zoe Arancini, Noemi Vitaliti, Roberta Motta, niente da fare.
Si riparte quindi da possesso palla Bogliasco con la Rogondino che rientra in acqua, lei ex di turno, ha militato per alcuni anni proprio qui a Cosenza e Cosenza gli ha dato la possibilità di mettersi in mostra e di arrivare fino alla Serie A. La Millo, pallone scaricato per la Trucco che va a concludere in malo modo, pallone che termina alto, abbondantemente alto sopra la traversa della porta difesa da Vignanigro. 2 minuti 50 secondi, siamo sotto 6-3. Noemi Vitaliti nuota e avanza, scarica per Blanca Cil. Blanca ora non fa più da centroboa, c'è Giussi Citino e va a praticamente ad orchestrare il nostro gioco d'attacco. Roberta Motta, su di lei il fallo della Dufour. Motta per Zaffina, è peccato, se riusciva ad addomesticare la sfera poteva anche provare da un'ottima posizione a concludere. 6 secondi, dobbiamo provare ragazze, perché a 4 secondi, vediamo se Sara ci prova, no, in malo modo, stanca, arriva alla conclusione che termina totalmente fuori dallo specchio della porta difesa da Carola Falconi. C'è una lotta, e che lotta, tra Frassinetti e Blanca Gil, ma Blanca dimostra esperienza, sagacia e anche, perché no, quella cattiveria agonistica che serve alla nostra squadra. Blanca Gil è lei che ci deve riportare in auge con una conclusione, un fendente che viene deviato in maniera provvidenziale dalla Falconi. Le ha piegato le mani Blanca Gil, ma il pallone è terminato sul fondo dopo la deviazione della Falconi. Zaffina per Vitaliti. Zaffina va a sfondare centralmente, dando così la possibilità di venire proprio al centro a Blanca Gil. Poi Zoe Arancini, di ritorno per Blanca. Fa il movimento Noemi, Blanca però può avanzare. Conclude la Gil! E trova la rete della 4-6, meno 2 Cosenza. Lo dicevamo, Blanca deve essere lei a trascinarci con la sua esperienza, la sua sagacia, la sua voglia ancora di dimostrare di essere una tra le migliori pallanuotiste in circolazione. Blanca Gil, Cosenza 4, Bogliasco 6. La firma di Blanca Gil sul meno 2 Cosenza, 2 minuti e 45 secondi dalla fine di questo terzo quarto, con Cosenza che ha già usufruito del time out e invece Sinatra che ci sembra abbastanza tranquillo, segue da bordo vasca la sua squadra senza dare pressione alle sue ragazze, lasciandole libere di poter giocare. Un inizio difficile per Bogliasco, poi hanno iniziato a prendere le misure e salita in cattedra, lo diciamo, la Frassinetti, perché è da lei che è partita la riscossa di Bogliasco. Fallo, Blanca Gil lo commette. Espulsione, città di Cosenza, to be seen, time out chiamato dal Bogliasco. Ed ora Sinatra chiama il time out, cercando di calamitare a sé, come sta avvenendo, le sue ragazze. 1 minuto 23 secondi, Bogliasco che può soffrire di una superiorità numerica, dicevamo, la Frassinetti è salita in cattedra al di là delle due reti, soprattutto in fase difensiva e a livello agonistico. Ci sono state alcune fasi in cui la Frassinetti si è fatta proprio sentire, abbastanza possente come giocatrice, lo potete proprio vedere, di sicuro a livello di stazza è quella che incute più timore delle nostre avversarie. Non siamo ovviamente da meno noi, stiamo combattendo alla pari al cospetto di una formazione quotata come Bogliasco, sempre in quarta posizione, seppur lontano da quelle tre che stanno facendo un campionato a parte. Seguiamo questa azione da parte della squadra ospite, la Trucco. Pallone a parte opposto per la Millo. La Maggi da lì prova e con tutta la deviazione il pallone entra in rete. Seconda rete personale per Elena Maggi. Bogliasco che ritorna sul più 3.
Parziale al momento dei tre tempi 3-1, 0-3, 1-3. A dimostrazione che dopo l'ottimo primo quarto disputato al nostro Sette Rosa, Bogliasco ha deciso comunque di affrontarci in maniera diversa. Zio Arancini, Blanca Gil, da lì devi provarci tu Blanca, provaci, niente da fare. Sara Zaffina, troppo morbida Sara, va a concludere senza quella cattiveria che purtroppo in queste circostanze è necessaria. Capovolgimento di fronte, siamo già dalla parte opposta con Ilaria Rossi, Francesca Trucco, Lamillo, Trucco, poi la Frassina che conclude e la Frassinetti trova la terza rete personale e Bogliasco che doppia Cosenza, 8 per la squadra di Sinatra, 4 per quella di Posterivo. Cambio nelle file del nostro Sette Rosa, fuori Citino, fuori Zaffina, dentro Nicolai e D'Amico. 15 secondi alla fine di questo terzo quarto. Gil per D'Amico. Abbiamo 10 secondi per provare a liberare al tiro qualche nostra bocca di fuoco. 4 secondi. 4 secondi, alt, il direttore di gara ferma il gioco. Espulsione. Attenzione perché la Rambaldi alla seconda, niente da fare, arriva la sirena e non riusciamo neppure a concludere, niente da fare quindi, finisce il terzo quarto, parziali fino ad ora 3-1, 0-3, 1-3 a favore, senza ombra di dubbio, della squadra di Mario Sinatra. Bogliasco è davanti 8-4, pochi secondi e ci sarà l'ultimo quarto di questa sfida tra Cosenza e Bogliasco tra poco. Ci giochiamo il tutto per tutto, nelle parole di Andrea Posterivo, mai visto così, non lo ricordiamo così, il tecnico della Tubisider Cosenza ha gridato all'indirizzo delle sue ragazze, le ha caricate al massimo la cartolina che al momento arriva dall'Olimpionica e la concentrazione di Noemi Vitaliti. Ci giochiamo il tutto per tutto in quest'ultimo quarto, anche il pubblico lo capisce, Bogliasco è davanti 8-4 sulle nostre ragazze, Zoe Arancini a giocarsi l'ultima contesa di questa sfida contro Teresa Frassinetti. Si parte! Ultimo quarto della sfida tra Cosenza e Bogliasco, la Arancini arriva prima, 4 su 4 a livello di contese, meritiamo molto di più che non di essere doppiate 8-4 dalle nostre avversarie. Agnese D'Amico, su ragazze, acceleriamo e cerchiamo immediatamente di riprendere in mano questo risultato. Blanca Gil, Zia Arancini, dobbiamo anche rischiare qualcosina perché purtroppo in questi frangenti inutile girarci intorno, bisogna provare conclusioni anche difficili, mentre Roberta Motta ci prova con una palomba che viene deviata in maniera provvidenziale sulla traversa dalla Falconi. Sentite le voci, il nostro silenzio per farvi sentire quanto si parla in acqua, a dimostrazione proprio che le nostre ragazze vogliono assolutamente cercare di riprendere questo risultato. La Frassinetti commette fallo, possiamo ripartire, attenzione perché la Vitaliti va via, commettiamo fallo e allora diamo la possibilità alle nostre avversarie di riconquistare il pallone con la Rossi, via Cava, Roma 20 Rossi, chiama posizione Posterivo, la 1, duello tra D'Amico al centro e Cocchiere. L'Arancini lascia in posizione 1 la Rogondino che va ad effettuare una palomba e la Nigro è bravissima a neutralizzare la sfera, anzi era la Millo che ha provato una palomba.
Divina Nigro, profonda per Zoe Arancini, lotta Zoe che resta in possesso del pallone, fuori deve uscire la Millo per un fallo sulla Arancini, superiorità, forza ragazze, Zoe Arancini per Agnese D'Amico che non vede il passaggio della compagna, per fortuna Cosenza c'è la Vitaliti, Arancini, Gill, pallone cambiato, parte opposta, posizione 1 per poi la Nicolai che conclude sulla palo alla sinistra della Falconi che si è vista battuta, ma è come se avesse soffiato su un pallone che è andato a sbattere sul palo. Una conclusione sporca quella della Nicolai, seppur sporca comunque aveva superato la Falconi e da questo punto di vista non siamo neppure fortunate. Duello Frassinetti, Zoe Arancini, resta in possesso della sfera la Frassinetti, all'indietro per la Maggi che allontana la sfera. Attenzione al duello tra Nicolai e Cocchiero. Agnese D'Amico fa su il pallone, Blanca Gil non riesce a divincolarsi dalla marcatura della Via Cava che non la molla, poi riusciamo a trovare in posizione 2 la Motta, su di lei la Frassinetti, la Motta si libera della marcatura, Roberta prova un passaggio cambiolato per Agnese D'Amico, la cui calottina sta per cadere, poi la Nicolai che conclude troppo sul portiere e la Falconi in due tempi fa sulla sfera. Rogondino, pallone per Larisso, senza calottina la D'Amico lotta lì al centro con la Cocchiere che prova a far su la sfera, commette fallo Agnese D'Amico, poi la Cocchiere conclude ma c'è un time out richiesto da Sinatra. Espulsione per Agnese D'Amico, seconda per la D'Amico. 4 minuti 57 secondi alla fine di questa gara, una gara che ci ha esaltato ad inizio con un primo quarto strepitoso delle nostre ragazze, poi nel secondo invece abbiamo lasciato il passo ad un Bogliasco che è riuscito a prenderci le misure, ad orchestrare una fase difensiva sicuramente migliore rispetto al primo quarto, e di fatto da quel momento in poi è cambiata la partita perché è salita, lo dicevamo, in cattedra la Frassinetti che ha recuperato molti palloni, ha segnato due reti fondamentali perché sono state quelle del 3-3 e del 3-4 ed è stato il primo vantaggio per Bogliasco, cioè lì psicologicamente dovevamo rispondere, invece siamo come se le nostre ragazze fossero crollate, tant'è che Bogliasco ha preso il largo. Da quel momento in poi è stato un monologo, hanno piazzato un parziale di 5-0 e ci siamo svegliate troppo tardi. 4 minuti 57 secondi, 8 Bogliasco, 4 Cosenza, Maggi per Millo, nuovamente per Maggi, fanno girare il pallone lì dove Frassinetti lo domestica, serve la Dufour. La Maggi nuovamente, la Millo, ci fanno girare provando poi ad avanzare, nuovamente la Millo che conclude e il pallone che per nostra fortuna non varca la linea immaginaria di porta e quindi ci dà la possibilità di poter imbastire nuovamente un'azione d'attacco con Agnese D'Amico, aspetta il movimento delle compagne, Blanca Gil si va a posizionare al fianco di Zoe Arancini, lo scarico per Agnese D'Amico, poi Noemi Vitaliti, provaci da lì Noemi, lo fa la Vitaliti, accorcia le distanze e la quinta rete per Cosenza, per la città di Cosenza, tutti si vedono. In questo momento con meno 3 a 4 minuti e 10 secondi dalla fine di questa partita dobbiamo cercare di utilizzare i secondi a disposizione davvero in maniera certosina. Far passare i 30 secondi non ci conviene,
perché dobbiamo assolutamente cercare di recuperare il più possibile. Lo facciamo in questo momento con la collaborazione del Bogliasco, Divina Nigro. Vediamo se prova ad andare profonda o se invece, come fa, serve la D'Amico. Il pubblico carica le nostre ragazze. Noemi, la Vitality per la D'Amico. Zoe Arancini, buono il pallone in zona Marani, che viene fermata dalla Frassinetti. Poi ancora la Marani per Arancini, D'Amico. 6 secondi, ragazze, 6 secondi, proviamo. L'Arancini! È il pallone che termina fuori. Provato Zoe a beffare Falconi, niente da fare. 3 minuti, 22 secondi. Brava l'Arancini, che poi prova una conclusione e sbaglia. Ma lo dicevamo, purtroppo siamo costretti a forzare perché il tempo scorre e per noi 3 minuti e 6 secondi sono pochi, mentre sono un'eternità probabilmente per un Bogliasco che ora comincia un po' anche a tirare il fiato, e si vede con la Frassinetti che ha sbagliato un passaggio facile, dando la possibilità a Cosenza di ripartire. Attenzione perché possiamo far male, Blanca Gil, c'è il fallo da parte della, se non andiamo errati, numero 4 Eugenia Dufour, anzi la numero 2 Giulia Viacava. Quindi ci sarà il primo tiro di rigore in favore della città di Cosenza, Tubisider, primo tiro di rigore affidato alla manona destra di Zoe Arancini. Zoe Arancini contro Carola Falconi. L'ok del direttore di gara, 2 minuti 50 secondi alla fine, forza Zoe! La conclusione alla rete! Meno 2 Cosenza, siamo nuovamente in partita, a dimostrazione di come questo sia uno sport fantastico, dove mai bisogna dare nulla per scontato. L'Arancini ci riporta a meno 2. Cosenza 6, Bogliasco 8. Le nostre avversarie sembrano anche a corto di ossigeno. Almeno è l'impressione che hanno dato in quest'ultimo minuto, con passaggi semplici e sbagliati, a dimostrazione di come anche Bogliasco abbia dato davvero tanto tra il secondo e il terzo quarto. Lotta alla motta con la cocchiere e c'è l'espulsione per Roberta Motta e il tiro di rigore per Bogliasco, secondo tiro di rigore per la squadra di Sinatra, il primo realizzato dalla Dufour, che si ripresenta dinanzi alla Nigro e utilizza sempre lo stesso lato per riportare sul più 3 Bogliasco. A momento, in questo secondo quarto, il parziale dice 2-1. Seguiamo questa azione con Roberta Motta, che sbaglia un passaggio facile. Ha azzardato un passaggio centrale per la Nigro. 2 minuti, 1 secondo. Alla fine di questa gara la Maggi mantiene il possesso del pallone, logicamente Bogliasco vuol far scorrere il cronometro, noi no. La Citino va in pressing, stessa cosa per la Marani, poi la Maggi è costretta a concludere. 1 minuto e 40 secondi, forza ragazze, troviamo un gol che ci dia la possibilità poi di provare davvero l'assalto finale, l'assalto quasi all'arma bianca, ma dobbiamo provarci in questo finale rischiando qualcosina. Blanca Gil, Roberta Motta, provaci da lì Roberta, lo fa, niente da fare, murata dalla Viacava che smorza la sfera e arriva piano piano nelle mani della Falconi. La Maggi, 1 minuto e 15 secondi, nel momento in cui potevamo e dovevamo riprendere in mano il match non siamo riuscite ad essere lucide. Ultimo minuto di gioco, come sentite proprio dallo speaker,
Cosenza che recupera il pallone e quantomeno proverà a rendere meno amara questa sconfitta. Zoe Arancini prova ad involarsi, il pallone per Giusy Citino che lotta in mezzo a due, c'è il fallo su Giusy da parte della numero 5 del Bogliasco, poi la conclusione l'Arancini bloccata in due tempi dalla Falconi. È stata espulsa la Trucco pochi istanti fa, ma non siamo riusciti a sfruttare la superiorità. 31 secondi, 30 secondi a disposizione con Bogliasco che si invola sull'out di destra. La Trucco per la Via Cava, poi la Maggi. Pallone centrale per la Frassinetti che viene fermata da un'ottima Blanca Gil. 10 secondi a disposizione, la Nigro attende la richiesta di time out che arriva da parte di Andrea Posterivo. Abbiamo 9 secondi a disposizione per rendere meno amara questa sconfitta che ci vede al momento sotto 9-6. In favore del Bogliasco. Bogliasco che in classifica va a 27 punti, 20 in più rispetto a Cosenza. All'andata finì con un 8-5, 4 gol di differenza. Questa gara di ritorno i gol di differenza sono 3, ma è la sostanza che non cambia. Abbiamo perso sia l'andata che il ritorno contro Bogliasco, seppur comunque dimostrando, almeno ad inizio gara, di avere delle qualità anche della personalità, perché non è facile mai iniziare a avere un approccio deciso, compatto, autoritario sulla partita. E così è stato, paradossalmente così è stato, poi però ci siamo persi strada facendo e il risultato finale dice che Bogliasco vince qui a Cosenza, lo fa 9-6, batte il nostro 7 rosa, Bogliasco che quindi va a 27 punti, Cosenza che resta a 7 punti, si stringono la mano i due allenatori, Andrea Posterivo e Mario Sinatra. Finisce così con questo saluto tra i due tecnici, complimenti da parte di Sinatra che però si prende la vittoria ai 3 punti, per Andrea Posterivo invece una sconfitta che lascia 7 punti la città di Cosenza to be seeded, che ha ancora 3 giornate per giocarsi ovviamente quello che è l'obiettivo principale, la salvezza. Per il momento è tutto da Piero Bria, vi ricordo il punteggio finale: Bogliasco batte Cosenza 9-6, pochi secondi e ci saranno i protagonisti a bordo vasca tra poco. Con Mario Sinata, tecnico del Bogliasco, commentiamo questa vostra vittoria. Cosenza è iniziato col piglio giusto, l'impressione è che non vi aspettavate una squadra così decisa d'inizio partita? No, noi ce l'aspettavamo, infatti io ti dico, non ero molto contento del primo tempo. C'è sicuramente il fatto di, noi abbiamo fatto un bel viaggetto, siamo in piedi dalle 5 di stamattina, giocare all'aperto per la prima volta non è mai semplice, e poi noi, ti dico, no, noi eravamo consci, sapevamo, avevamo preparato la partita sapendo che loro ci avrebbero giustamente aggredito. Siamo noi che non siamo state brillanti e loro secondo me hanno fatto molto bene all'inizio. Poi loro forse andando sul 3-1 si sono un pochino disunite, non hanno cominciato a giocare, noi ci siamo registrati un attimino soprattutto in difesa, io credo che la partita oggi l'abbiamo vinta in difesa e basta, ti dico. Nel momento in cui avete proprio registrato alcune cose, da quel momento blackout Cosenza, avete preso il largo e lì la partita si è chiusa. Sì, diciamo che da cos'è stato metà secondo, terzo, noi abbiamo giocato bene in difesa, abbiamo chiuso gli spazi come avremmo dovuto fare anche prima. E sì, ti dico, loro lì probabilmente c'è stato sia del merito nostro, forse un goccino di demerito loro, sono un po', non so, disunite. Non so, sono un po' spente loro, poi sono ritornate sotto, hanno riprovato a fare, loro è una squadra molto giovane, siamo giovani anche noi, però loro sono, è una squadra neopromossa, quindi non è facile. A un certo punto però anche la Frassinetti è salita in cattedra e lì è cambiata un po' la partita.
Teresa sicuramente si è messa a giocare bene, ha preso un bel rigore, se non sbaglio ha fatto due bei gol, esperienza, cioè giocatrice di caratura, è uno dei centri più forti al mondo, questo senza ombra di dubbio. Che campionato si prospetta ora per voi? Quarta posizione ormai consolidata e il pensiero fisso a questi playoff? Ma guarda, noi all'inizio dell'anno ci eravamo prefissati, l'obiettivo della società era quello di far crescere le ragazze di Bogliasco e soprattutto le giovanissime. Poi noi nello spogliatoio ci siamo prefissati di arrivare quarti. Questo, però io ti dico, finché la matematica non dice che siamo quarti, e non credo che ancora matematicamente noi lo siamo, andremo avanti, cercheremo di fare altri punti. Tutto questo per far sì, per farle crescere, per portare queste ragazze che secondo me hanno Bogliasco un ottimo vivaio, però ancora devono crescere come mentalità, erano abituate sempre a stare metà classifica, ora devono incominciare a viaggiare tra virgolette nell'alta classifica. Playoff, noi se arriviamo quarte, già ti dico, il primo obiettivo era la Final Four di Coppa Italia e l'abbiamo centrata. Andiamo là sereni a giocarcela. Playoff, stessa cosa, ce le giocheremo in tutta serenità. Uno sguardo alla parte bassa, Cosenza, Firenze e Roma, chi si salva? Allora, secco così non te lo so dire, la situazione è calda, io credo che Cosenza, la partita forse top sarà quella Cosenza-Roma qua, dove credo che Cosenza dovrà sfruttare al 100% il fattore campo. Le possibilità di vincere ce l'ha, sono un bel gruppo, hanno un paio di giocatrici d'esperienza, penso che Cosenza possa tranquillamente salvarsi. Ringraziamo il tecnico del Bogliasco Sinatra e tra poco avremo anche Andrea Posterivo. Con Andrea Posterivo commentiamo questa partita. Abbiamo iniziato in maniera perfetta, siamo state devastanti nel primo quarto, poi cosa è successo Andrea? Il pallone è cominciato a pesare, non siamo riusciti a trovare quelle soluzioni in attacco che avevamo provato e quindi è venuta fuori l'esperienza da parte del Bogliasco, la maggiore tranquillità da parte del Bogliasco e sono venuti fuori quei vizi di gioventù, quei peccati di gioventù che in partite come questa poi sul risultato finale pesano e pesano in maniera importante. Mi piace di questa squadra, mi è sempre piaciuto il carattere, dobbiamo continuare su questa strada. Per quanto riguarda il carattere bisogna avere maggiore tranquillità e serenità perché l'obiettivo si può raggiungere e dobbiamo crederci fino in fondo. Hai parlato di carattere, un carattere che ci ha portato poi alla fine quasi a recuperare un risultato che dopo il secondo e terzo quarto sembrava ormai tutto appannaggio del Bogliasco. Sì, lì magari c'è anche quella sfrontatezza di non avere nulla da perdere e quindi magari il peso del pallone del secondo tempo non l'abbiamo sentito, però partite come queste con squadre contro il modello Bogliasco poi difficilmente le vai a recuperare se devi recuperare un gap di 4 reti, quindi bisogna lavorare di più sulla gestione della palla, dell'azione, nei momenti in cui magari andiamo in difficoltà, in cui non riusciamo a trovare soluzioni importanti, dobbiamo portare le squadre avversarie a giocare a difesa schierata, perché lì riusciamo a contenerle, non dobbiamo farle andare sull'entusiasmo, dobbiamo lavorare sempre noi sull'entusiasmo. Oggi purtroppo il secondo tempo non è stato così e la partita vede Bogliasco meritatamente a casa con 3 punti e noi a continuare a sudare e a lottare fino alla fine. 3 gare che mancano alla fine, ormai siamo davvero agli sgoccioli di questo campionato, l'impressione è che sia davvero decisiva la partita che giocheremo in casa contro Roma. Sì, poi dobbiamo vedere anche quali saranno i risultati dalle altre parti. Noi stiamo andando su tutti i campi a fare la nostra, a giocarcela contro tutti, l'abbiamo fatto anche contro Imperia, contro Padova, cercando di onorare questo campionato. È importante che tutte le squadre in questo momento rispettino l'etica sportiva, altrimenti tutto quello che è stato fatto fino adesso non andrà bene. Oggi Bogliasco è venuto, ha giocato la sua partita, ripeto, ha vinto meritatamente.
buon per loro. Mi auguro che anche dalle altre parti ci sia la stessa sportività dimostrata oggi dal Bogliasco. Con questo messaggio di Andrea Postorivo al campionato e alle altre squadre di questo campionato vi salutiamo ricordandovi quello che è stato il risultato finale. Bogliasco batte Cosenza 9-6. Da Piero Bri è tutto, buona serata a voi tutti. Non funzionano.